va fuori strada con l'auto lungo la strada che porta a Salvitelle, riesce a uscire dal veicolo e a farsi accompagnare all'ospedale. Una volta sul posto i soccorritori non lo trovano, scatta l'allarme e anche un po' di paura, poi tutto finisce bene. L'incidente è avvenuto di notte con l'asfalto umido, la vettura si è fermata poco distante da un altro salto di diversi metri e il rischio di tragedia è stato davvero alto, ma per fortuna il veicolo è stato fermato dagli alberi. A questo punto il conducente dell'auto è sceso dalla vettura, un po' malconcio, e ha trovato un altro veicolo sopraggiungere. Si è fatto quindi accompagnare per essere medicato all'ospedale Luigi Curto di Polla. Altre auto, che ora dopo, sono transitate nei pressi del luogo dell'incidente e hanno notato il veicolo fuori strada nel buio, ma ancora con i fari accesi. Sono stati avvertiti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, sul posto i militari dell'arma della stazione di Caggiano. Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, le forze dell'ordine e i soccorritori hanno cercato l'occupante o gli occupanti della vettura. Senza successo, è scattato quindi l'allarme. All'inizio si è temuto il peggio, ma dopo alcuni controlli telefonici degli uomini dell'arma, mentre i vigili del fuoco controllavano l'area nel buio per cercare eventuali feriti, si è compreso dove fosse il conducente, ovvero all'ospedale. Se l'è cavata con 5 giorni di prognosi.